Anima faccio parte del Comitato Nazionale e poi soprattutto mi occupo in particolare del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito e ho avuto l'incarico da Marco Pannella appunto di coordinare l'organizzazione dei lavori di questo Consiglio Generale di Barcellona. Ricordo per chi non lo sapesse che il Partito Radicale Non Violento, che appunto è transnazionale, transpartito, non è il soggetto politico con il quale i radicali fanno politica in Italia. Certo. È un partito al quale aderiscono ormai da molti anni parlamentari e esponenti politici di tutti i paesi, di tutti gli schieramenti, è un soggetto politico che non partecipa in quanto tale alle competizioni elettorali e politiche di un singolo paese, perché ha assunto da decenni ormai, in particolare dal congresso di Budapest del 1989, il compito di battersi al di là di tutte le frontiere, al di là di tutti gli schieramenti e gli orientamenti politici, per i diritti umani, i diritti civili, sociali, politici e per la democrazia, la libertà, il diritto in tutto il mondo. Queste sono le caratteristiche del Partito Radicale Non Violento Transnazionale. Naturalmente realizzare questo progetto politico è stato molto impegnativo. Innanzitutto bisogna subito sottolineare la lungimiranza del Partito Radicale che già nell'89, come è stato detto, è un processo di lungo periodo che è nato prima della caduta del muro di Berlino e che naturalmente ha conosciuto anche dei momenti di rallentamento, di difficoltà, inutile negarlo. Noi radicali italiani in particolare ci siamo trovati spesso, no? Marco Pannella e altri, nella condizione di dovere, per usare un'espressione di Marco, privilegiare il fronte italiano di lotta, perché essendo una gran parte della base, diciamo, di questo progetto stabilito in Italia, se non avessimo tutelato, diciamo, se non avessimo rafforzato di più questo aspetto della nostra lotta, probabilmente il resto del nostro progetto politico si sarebbe arenato, il progetto transnazionale. Resta il fatto che noi l'abbiamo sempre coltivato, ci abbiamo sempre lavorato, in particolare di recente questa nostra lotta ha avuto una ripresa dopo il congresso di Tirana del 2002. Non abbiamo avuto altri congressi, sarebbe stato troppo impegnativo farlo in quel momento, ma Marco Pannella ha rilanciato lo scorso anno il progetto di arrivare a un nuovo congresso del Partito Radicale Transnazionale Transpartito e quindi abbiamo convocato un comitato generale nel novembre scorso a Roma, un secondo comitato generale nel maggio scorso sempre a Roma e un terzo comitato generale appunto nei prossimi giorni, la settimana prossima a Barcellona dal 3 al 5 settembre. Ecco, l'appuntamento è cruciale anche perché uno dei punti all'ordine del giorno è la denuncia dell'illegalità del Casa Italia, della peste italiana e la possibilità di attivare gli strumenti di giurisdizione internazionale proprio per attivare gli organi di giurisdizione internazionale rispetto al Caso Italia e alla peste italiana. Esattamente, allora la peste italiana è uno degli aspetti, diciamo, è il fronte italiano di questa lotta. Benissimo. Allora, dicevo appunto che ci vedremo a Barcellona e che il compito, l'ambizione che i radicali hanno è quello di tentare di arrivare alla convocazione di un prossimo congresso del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale, Transpartito, che è un compito straordinariamente impegnativo perché vede la partecipazione di parlamentari e militanti dei diritti civili e umani di tutto il mondo e quindi è anche necessariamente un appuntamento molto impegnativo anche dal punto di vista organizzativo e soprattutto dal punto di vista finanziario. Servono risorse ingenti per questo e vedremo quello che riusciremo a fare, vedremo che obiettivi, diciamo, step by step riusciremo a costruire per arrivare anche, diciamo, dal punto di vista finanziario a convocare il prossimo congresso del partito. Dal punto di vista delle battaglie, l'hai detto benissimo tu, esistono in tutto il mondo delle istituzioni, delle giurisdizioni, ne esistono diverse a vari livelli, in Europa c'è l'ONU, ci sono in vari ambiti, a vari livelli ci sono delle giurisdizioni, no? Delle istituzioni giudiziarie che dovrebbero presiedere alla legalità internazionale, certo, e ai diritti umani. Si tratta di fare quindi
avanzare questa legalità, no? Oggi diciamo che la giustizia viene esercitata, possiamo dire così, al 97% dagli stati nazionali e solo al 3% esiste una giurisdizione internazionale effettivamente attiva, no? La Corte d'Europa, certo. Il Tribunale Penale Internazionale, conosciamo queste cose. Penale Internazionale, tra l'altro, punto d'arrivo che è una delle grandi conquiste dei radicali, è una delle grandi conquiste dei radicali di questi ultimi decenni, e dicevo appunto si tratta quindi di fare avanzare, no? Di portare questa quota minoritaria della giustizia internazionale ad occupare sempre più spazi e a far sì che le cose che vengono stabilite diventino sempre più cogenti, stringenti, effettive. Questa è l'ambizione del nostro progetto, tanto per fare un esempio che gli italiani possono capire benissimo. No? Esiste una raccomandazione precisa del Consiglio d'Europa, un'associazione internazionale, un'istituzione internazionale di cui anche l'Italia fa parte, che suggerisce di non modificare la legge elettorale almeno un anno prima delle elezioni, perché altrimenti queste modifiche della legge elettorale diventano un escamotage, un trucco, uno strumento nelle mani dei governi per condizionare i risultati. Veniamo a bomba quasi con l'attualità politica di questi giorni. Allora, l'Italia da questo punto di vista è clamorosamente inadempiente, l'hanno dimostrato da ultimo non solo le elezioni europee, non solo le politiche precedenti, ma da ultimo anche le elezioni regionali in cui tantissime regioni italiane hanno modificato le loro leggi elettorali addirittura quando i processi erano già iniziati, no? Quando avevano cominciato a raccogliere le firme, si è deciso che non valevano più, oppure che dovevano essere il doppio, oppure non so che cosa. Allora, tutto questo è stato documentato. La Bulgaria, tanto per fare un esempio, ancora recentemente è stata sanzionata dal Consiglio d'Europa perché ha modificato le leggi elettorali e poi si è andato al voto meno di un anno dopo questa modifica. Allora, questo esempio che ho voluto fare era per capirci, noi dobbiamo cercare di fare avanzare il diritto internazionale, questo è il nostro progetto. Da questo punto di vista sarà centrare la relazione del professor Cesare Romano è un italiano che vive in America, vive a Los Angeles, insegna alla Loyola University di Los Angeles e lui è, possiamo dire, il più grande esperto, uno dei più grandi esperti in questo campo, quindi noi aspettiamo da lui una relazione non accademica, ma una relazione politica e anche stringente, operativa, in cui noi abbiamo individuato in Asia, in Africa, in Sud America, ovunque, ma anche in Europa, ovunque, una serie di istituti internazionali e dobbiamo attivare delle procedure, dobbiamo studiare come mettere, ma proprio chiavi in mano, no? Dei progetti che vengano messi a disposizione dei nostri militanti per i diritti umani, delle associazioni che si battono per il diritto, la legalità, la democrazia, dobbiamo mettere a disposizione anche creare una rete di avvocati, studiare come adire a queste corti di giustizia sovranazionali. È un compito molto impegnativo, però è chiaro che è una partita, quella del diritto, che si gioca sempre più al di fuori dall'ambito dello Stato nazionale, cioè in una condizione in cui i governi negli Stati nazionali sono in grado di fare il bello e il cattivo tempo. Quindi noi quello che possiamo dire è che il progetto politico del Partito Radicale Non Violento, transnazionale e transpartito, è quello di fare un generale avanzamento del diritto internazionale. Beh, ottimo questo, direi che in questo modo, questo testimonia il know-how posseduto dai radicali rispetto all'attivazione, alla mettere al centro le battaglie per il diritto, diritto alla vita e vita del diritto, uno degli slogan storici utilizzato da Marco Pannella e dai radicali. Ecco, puoi spiegarci, visto che tu ti stai occupando proprio dell'organizzazione del Consiglio Generale di Barcellona, come saranno articolate le tre giornate, 3, 4 e 5 settembre, ricordiamo? Allora, è un programma molto ricco. Questo appuntamento si svolge presso il Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, una località, una location molto centrale, sulle Ramblas, è vicino al Parlamento, vicino alle istituzioni, è un luogo frequentato da giovani e di fronte al Museo di Arte Contemporanea, per dire che abbiamo scelto anche un luogo simbolico, no? Dove non si fa accademia, si fa lotta politica e anche lotta istituzionale e
ed è rappresenta sì, il centro di cultura contemporanea, sì, forse sì, possiamo dire che noi abbiamo l'ambizione di rappresentare il fronte contemporaneo più avanzato di lotta per la democrazia e per i diritti umani. Quindi il fatto che si faccia in un centro di cultura contemporanea in qualche modo è coerente col senso del nostro messaggio. Noi ci auguriamo di avere lì anche molti ospiti, giovani, studenti, persone interessate che verranno a curiosare da noi per vedere come lavoriamo. Sono attesi ospiti da molti paesi del mondo, circa la metà sono gli italiani che verranno da Roma, l'altra metà è fatta dai militanti e dagli esponenti e dai parlamentari storici, radicali, transnazionali che vengono dal Vietnam, dalla Cambogia, dal Tibet, dall'Africa, da tutta Europa. Insomma, io adesso ho con me naturalmente l'elenco delle adesioni, non vorrei fare la lista della spesa. I Balcani hanno un ruolo fondamentale, di centrale importanza per noi, per l'equilibrio, per l'assetto della nuova Europa, no? Il progetto, per esempio, di arrivare a un'Europa, agli Stati Uniti d'Europa, non all'Unione Europea, ma a un governo federale dell'Europa, che quindi un governo che abbia un potere sovranazionale che possa esercitare questo potere superiore rispetto agli stati nazionali, è un po' lo storico progetto dei radicali per quanto riguarda l'Europa. Presidente del Consiglio eletto in Europa, eletto direttamente, adesso, anche un esercito. Diciamo che abbiamo come modello gli Stati Uniti d'America, certo. No? Dove c'è una politica estera, una politica di difesa, una politica monetaria e oltre a questo poco altro, una politica dei diritti umani, diciamo, dei diritti fondamentali del cittadino e poco altro. Poi gli stati possono gestire le loro faccende più o meno, diciamo, nell'ambito di un assetto costituzionale federale superiore. Ecco, progetto questo, degli Stati Uniti d'Europa allargato, oltre che ad essa, allargato alla Turchia, alla democrazia. Quindi, allora, l'Europa non è un'espressione geografica, esatto. L'Europa è un'espressione politica di che cosa? L'Europa è la terra del diritto, della democrazia, della libertà, dei diritti umani. Questo è il senso profondo dell'Europa. Allora, da questo punto di vista, quando l'Europa era occupata dai nazisti, tanto per fare un esempio, è evidente che quell'idea di Europa che ho appena espresso era salvaguardata giusto dalla Gran Bretagna, no? L'unica isola che aveva resistito all'occupazione dei nazisti. Quando mezza Europa era occupata dall'Armata Rossa di Stalin, è evidente che quando noi parlavamo di Europa ci riferivamo all'Europa occidentale. Adesso che queste minacce, il fascismo, il comunismo, queste minacce totalitarie sono state sconfitte dalla democrazia liberale, adesso il rischio qual è? Che l'Europa non riconosca più se stessa, che si ritrovi senza anima, che le democrazie diventino degli stati nazionali che si illudono di affrontare i loro problemi e che in realtà non sono più in grado di farlo. Uno dei temi in cui è strutturato il nostro Consiglio Generale a Barcellona, riprendendo uno slogan di Marco Pannella, è per la patria europea contro l'Europa delle patrie. Slogan che è stato alla base anche dell'ultima campagna elettorale del 2009. Certo, delle elezioni europee. Allora, qual è il problema, qual è la preoccupazione? È che l'Europa delle patrie, non essendo in grado più di rispondere alle sfide del mondo contemporaneo, trascina con sé a picco, affonda e distrugge la patria europea e le patrie stesse. Certo. Perché oggi tutti i problemi posti dalla politica nel mondo contemporaneo sono problemi sovranazionali. O consideriamo l'ambiente, che è il problema più sovranazionale che ci sia, perché l'inquinamento non conosce frontiere. O consideriamo l'economia, no? L'economia è globalizzata, quindi le risposte della gestione economica devono essere altrettanto globalizzate. Basti vedere lo scandalo, diciamo la crisi a seguito dello scandalo bancario americano, certo, che effetto domino ha avuto su tutte le economie del mondo. E così via, potrei continuare a lungo. I problemi della difesa evidentemente è illusorio che si risolvano nell'ambito di uno Stato nazionale. E adesso potrei fare anche molti altri esempi, insomma, ma diciamo, quindi davvero la lungimiranza e l'importanza del progetto del Partito Radicale Non Violento, transnazionale e transpartito. Eh sì, è perché poi se guardiamo gli stati di oggi, no, e i paesi che oggi sono leader mondiali, ci accorgiamo scusate, che sono tutti stati regionali, sono grandi, grandi stati sovranazionali. L'India è un subcontinente, la Cina sono
mi pare 10 o 15 milioni di chilometri quadrati, no? Lo stesso Brasile, questi sono grandi stati, gli Stati Uniti d'America. Da questo punto di vista, l'idea che l'Europa possa continuare ad affrontare le sfide dell'economia mondiale divisa in 27 o 50 staterelli è un'idea sbagliata, come era sbagliato nell'Ottocento credere che l'Italia potesse continuare a vivere col Ducato di Parma, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie e così via. Allora, bisogna sforzarsi di pensare che la Germania, la Francia, l'Italia sono come il Ducato di Parma, il Granducato di Toscana nell'Ottocento. Allora, questa è la visione dei grandi federalisti come Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colonni, quelli che hanno scritto il Manifesto di Ventotene, come Luigi Einaudi, come, insomma, noi siamo gli eredi di quelli, no? Noi, Marco Pannella ha assunto su di sé il compito, ha preso il testimone da Altiero Spinelli, il compito di lanciare quest'idea di una grande Europa federale, non un super Stato federale, ma un governo federale dell'Europa. Questo è il nostro progetto e credo che appunto anche a Barcellona lo metteremo al centro della nostra agenda. Ecco Alessandro, adesso come tu sai, diciamo, le nostre trasmissioni, ricordi quelle che abbiamo fatto bellissime durante la campagna elettorale con la Voi TV Radicale, all'insegna delle nostre trasmissioni, al centro delle nostre trasmissioni vi è sempre la chat, la comunicazione è bidirezionale, quindi sono arrivate le prime domande dalla chat. Oh, molto volentieri. Allora, Gianni Colacione chiede: quali giurisdizioni internazionali hanno poteri ispettivi nei confronti degli stati aderenti? Pensavo questo in relazione alla situazione delle carceri in Italia. Allora, quindi la cogenza. Io dico subito che non sono così preparato da rispondere a questa domanda. Dico però che il nostro Consiglio Generale è convocato per rispondere a questa domanda. Il professor Romano, che è un grandissimo esperto, contrariamente a me, scusate la mia ignoranza in questa materia. Troppo modesto. Ecco, no, ma il problema è che si tratta di cose che in parte ci sono e che in parte esistono in potenza, ma che sono tutte da costruire, cioè esiste un diritto internazionale sostanzialmente disapplicato, è questo che vorrei dire. Quindi il nostro compito è come attivare le giurisdizioni internazionali e come renderle effettivamente operative, efficaci, questo è il compito. Mi scuso con il nostro amico, ma forse proprio perché mi sono occupato troppo degli aspetti organizzativi, magari non sono poi così, non ho avuto ancora così il tempo di approfondire dal punto di vista del merito politico quelli che sono i contenuti del nostro convegno. Però lui ha messo subito il dito sulla piaga, cioè quello che Marco Pannella intende fare, i radicali almeno in particolare in Italia intenderanno fare, è quello di porre nell'ambito delle giurisdizioni internazionali in testa a tutto il problema catastrofico, fallimentare della giustizia italiana. E non solo delle carceri, ma della durata dei processi, dei processi penali ma anche civili pendenti. 11 milioni di processi pendenti sono una cifra da bancarotta giudiziaria, questa è la condizione dello Stato italiano. Allora l'appendice carceraria, cioè il terminale di questa fallimentare gestione della giustizia, sono le carceri, no? Abbiamo ispezionato tutte le carceri italiane a Ferragosto, porremo in sede del Consiglio d'Europa il problema degli spazi a disposizione dei detenuti. Esistono delle regole europee che dicono ogni detenuto ha diritto ad almeno avere uno spazio di, non so, 8 metri quadri, non è mica che sia un gran lusso 8 metri quadri, 9 metri quadri, ecco, questa è una cifra, diciamo, vagamente umana. Sotto quella cifra mettere in una cella fatta per una persona, tre persone una sull'altra, letto a castello, che devono stare due sdraiate, perché quando il terzo si alza in piedi, perché non dico andare in bagno, no, ma neanche stare in piedi, bisogna che gli altri due siano, è una forma di tortura. Allora esistono delle giurisdizioni internazionali che tutelano contro la tortura, queste sono forme di tortura, il diritto alla salute, il diritto a lavarsi, il diritto ad avere un minimo di privacy quando si va, scusate, in gabinetto, no? Quando uno va a cagare, lo voglio dire così, non deve essere inquadrato da una telecamera per cui le guardie lo sorvegliano anche quando va al cesso. Ecco, tutto questo, naturalmente, ho fatto degli esempi così un po', se volete, un po' raffazzonati, ma per significare che sicuramente nell'ambito di tutte le varie lotte che cercheremo di implementare in tutto il mondo, sicuramente per quanto riguarda l'Italia metteremo
in testa e al centro il problema della gestione della giustizia. Della giustizia in generale, non solo delle carceri. Catolano chiede, ma è un po' una domanda simile a quella di Gianni Colaccione, sì. Catolano chiede, ma a parte mostrare le relazioni di grandi studiosi, qual è tecnicamente lo strumento di azione? Anche qui è una domanda molto tecnica. Allora, io anticipo semplicemente che i lavori del Consiglio Generale di Barcellona saranno trasmessi in diretta su Radio Radicale. Quindi io mi auguro, anzi ho qualcosa più di un augurio, ho una speranza, sono convinto, diciamo, che dal nostro seminario di lavoro, dal Consiglio Generale di Barcellona, usciranno delle indicazioni precise in questo senso. E quindi invito tutti a seguirci, a seguire Lotte Radicali. Naturalmente noi diffonderemo dei documenti. Io ho ricevuto dal professor Cesare Romano, che non è un astratto accademico, no? È un militante radicale e anche uno studioso, no? Allora lui viene dall'Italia e poi è andato a insegnare all'Università di Los Angeles. Io sono sicuro, lui ci ha mandato già dei documenti con una serie di istituti che valgono per certi paesi e altri istituti per altri e così via. Adesso questo discorso obiettivamente è un po' complesso e comunque io lo dico molto francamente, non ho potuto approfondire questo. È l'ordine del giorno del prossimo Consiglio Generale. Esatto, quindi questo Consiglio Generale si prefigura come un laboratorio politico-giuridico proprio per acquisire quel know-how che permette di attivare, di andare nella direzione delle domande di Gianni Colaccione e Catolano, attivare gli strumenti di giurisdizione internazionale con gli strumenti cogenti. Metteremo questi strumenti a disposizione di tutti i militanti per i diritti umani di tutto il mondo. Allora, sempre Gianni Colaccione chiede, questo delle giurisdizioni internazionali come si collega alla vecchia questione dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie? Allora, la questione dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie era una questione che era stata posta in realtà da Bill Clinton, è stata posta quindi diciamo fino agli anni prima del 2000, era già stata posta, poi ha avuto una sua stagione in parte con le iniziative di Soros e in parte anche con la prima presidenza di Bush. Poi si è completamente arenato questo progetto con le guerre, no? Seguite agli attentati dell'11 settembre, dopo le Torri Gemelle, dopo la guerra in Afghanistan e soprattutto dopo la guerra in Iraq. Adesso io non so valutare in che misura sia possibile riprendere quel percorso. Temo che non sia così semplice. Resta il fatto che anche la coalizione della comunità delle democrazie rimane pur sempre una istituzione espressione di stati nazionali. Allora, come la società delle nazioni, nobilissimo progetto del presidente americano Wilson nel 19, è poi fallito miseramente di fronte alla seconda guerra mondiale. Come nobilissimo negli intenti, poi nobilissimo sicuramente, ma si è infranto non per caso. Altrettanto non per caso l'altra grande istituzione nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, si è infranta contro la Guerra Fredda e contro poi diciamo il binario morto in cui si è venuto a trovare adesso. Ricordiamo tra l'altro come l'Unione Europea, vorrei finire diciamo questi esempi per spiegarmi, no? Siccome la domanda era sulla comunità delle democrazie, che cos'era la società delle nazioni di un tempo, che cos'era l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che cos'era la stessa Unione Europea, perché sono finite queste grandi istituzioni sul binario morto? Perché era una sommatoria di stati nazionali, non erano delle istituzioni sovranazionali in grado di imporre agli stati nazionali la loro volontà. Ecco, da questo punto di vista ho l'impressione che sia necessario scegliere un'altra strada, quindi posso dire che la nostra battaglia per attivare le giurisdizioni internazionali rispetto alla comunità delle democrazie sarà forse una battaglia sicuramente più complicata, tecnicamente più difficile, qualcuno potrà accusarci di utopismo, ma in verità la storia dimostra che i veri utopisti sono loro, perché mettendo insieme una coalizione di stati nazionali in realtà non si va da nessuna parte. Quindi la nostra idea è quella di un avanzamento del diritto internazionale e non semplicemente di una coalizione di stati.
No, voglio stavo ricordando prima, per chi non lo sapesse, che il Partito Radicale Non Violento Partito Transnazionale fa parte, è un organo consultivo delle Nazioni Unite, con status di secondo livello, quindi perché non tutti sono così informati. Andiamo avanti con le domande. Peter le chiede, molte persone, più che altro fa una considerazione, ci invita a riflettere su questa considerazione, molte persone hanno a cuore un particolare tema legato alla lotta a favore dei diritti umani, dal Tibet agli Uiguri, alle discriminazioni sessuali, alla piaga sociale delle mutilazioni genitali femminili, eccetera. Tematiche su cui i radicali sono impegnati. Sarebbe utile sottolineare le possibilità che questi militanti potrebbero avere per dare un contributo a favore del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito, al fine di sostenere le battaglie in cui credono. Certo, saluto Alex Peterle, con cui ogni tanto ci scambiamo della corrispondenza, diciamo, in posta elettronica. Sì, è verissimo. Diciamo, nell'ambito delle organizzazioni e dei parlamentari, dei militanti che gravitano e comunque che sono in sintonia con noi nell'ambito internazionale e transnazionale, ci sono sicuramente quelli che lui citava: il Parlamento tibetano in esilio, non solo il Dalai Lama, ma anche il presidente del Parlamento tibetano in esilio, che è un nostro amico, Penpa Tsering, e altri, Dolma Ghiari, la vicepresidente di questo Parlamento, sono tutte persone con cui noi abbiamo un intenso scambio di iniziativa politica. Gli Uiguri sono questa minoranza, diciamo, minoranza all'interno della Cina, no? Una minoranza musulmana che è mortificata, oppressa, emarginata, che una minoranza che non gode di nessuna autonomia, e quindi da questo punto di vista è notissima la nostra amica, sorella, possiamo dire così, delle lotte radicali, Rebia Kader, che ha scritto fra l'altro un bellissimo libro che vi consiglio senz'altro di leggere, La guerriera gentile si chiama. Rebia Kader è la leader del popolo uiguro ed è una donna di straordinaria capacità e volontà, e sono persone che agiscono in sintonia con noi. Noi non siamo per l'indipendenza di questi paesi, vorrei che fosse chiaro. La nostra lotta è per l'autonomia nell'ambito di una soluzione federale. Il federalismo è una buona risposta alternativa a quella nazionalista dell'indipendenza. Non vogliamo creare tanti staterelli per ogni minoranza, vogliamo creare un contesto di democrazia in cui tutte le minoranze siano sullo stesso piano di diritto, tutte le persone, indipendentemente dalla loro etnia, religione, eccetera, possano godere degli stessi diritti. Da questo punto di vista è interessante, lo dico perché stiamo cercando di approfondire anche in questo senso, è interessante il modello di autonomia che ha il Tirolo italiano. Uh-huh. Una soluzione, fra virgolette, tirolese per il Tibet o per il cosiddetto Xinjiang, cioè la regione al confine col Pakistan cinese occupata dal popolo uiguro, potrebbe essere una buona base di partenza per significare un po' il nostro progetto politico. Ecco, in che misura, secondo la domanda che ti faccio io, in che misura secondo te la strada che sta prendendo la politica internazionale con il G8, che poi diventa G11, G15, G20, va nella direzione auspicata dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale, quanto invece in estrema contraddizione? Beh, questa non è una domanda, è un assist. Il G8, il G20, il G4, ho perso il conto, vanno su un binario morto, no? Se quello che ho detto vale per la società, esatto, la vecchia società delle nazioni, o per l'ONU, per l'Unione Europea, a maggior ragione vale per questi G che continuano a sommare insieme degli stati che cercano di tutelare i loro interessi e poco e male cercano di compatibilizzarli con gli altri. Per fare una battuta molto cara a Marco Pannella, l'esempio più famoso di questi, gli antesignani di tutte queste, è stato il famoso G4 di Monaco. No? Esatto. A Monaco nel 1938 Hitler, Mussolini, Daladier e Chamberlain, no? L'Italia, Germania, Francia e Inghilterra si sono ritrovati per che cosa? Per salvare la pace europea. Infatti sono tornati ognuno ai loro paesi accolti con grandi sventolini di bandiera dicendo il Duce ha salvato la pace. E anche Daladier, ho letto un aneddoto gustoso, lo voglio raccontare, sì, no, di Daladier che torna alla stazione di Parigi, scende dal treno, no? Da Monaco, affranto,
consapevole, intimamente consapevole, che la guerra sarebbe scoppiata di lì a poco, e viene accolto da immense manifestazioni di giubilo dei francesi che, sventolando la bandiera, lo salutano dicendo: ah, grande Daladier, non avendo messo, diciamo, un ostacolo alla prepotenza di Hitler, hai salvato la pace, no? E Daladier pare che abbia commentato, scendendo dal treno, vedendo questa folla festante, ha commentato: manica di imbecilli, il moche d'imbecille, no? Per dire: guarda la gente com'è cogliona, no? Siamo qui che oramai siamo tornati dicendo: vabbè, abbiamo preso atto che Hitler ha occupato anche i Sudeti, i Carpazi, la Cecoslovacchia è sua, eccetera, alla prossima la guerra sarà inevitabile, perché non siamo riusciti a fermarlo. Infatti è successo che si è preso quando ha occupato la Polonia, poi una cosa che spesso viene trascurata, proprio la Polonia, eccetera, tutto quello che accade dopo l'incontro di Monaco, il G4 di Monaco. Ricordiamo il famosissimo, che spesso viene dimenticato, patto Ribbentrop-Molotov. Certo. Quindi, voglio dire, è una cosa centrale della storia. Allora, il patto Ribbentrop-Molotov è firmato il 30 agosto 1939. Ecco, le date sono il patto fra la Germania nazista e la Russia di Stalin. Si accordano per spartirsi la Polonia, cosa che peraltro era l'ennesima spartizione della Polonia, come quella che c'era stata nel 700, nell'800. La Polonia è stata spartita infinite volte dai suoi potenti vicini. Il primo settembre, forte del fatto che Hitler sapeva che almeno sul fronte russo non sarebbe stato attaccato perché aveva firmato quel patto, invade la Polonia. La Francia e la Gran Bretagna, che avevano un patto di non aggressione con la Polonia, il 3 settembre presentano la dichiarazione di guerra alla Germania. Quindi così scoppia la Prima Guerra Mondiale. Da notare che sul fronte francese, dal 3 settembre 39 fino al marzo del 40, non viene tirato un solo colpo di fucile, niente, perché la Francia aveva il dovere, diciamo, di dichiarare guerra alla Germania, ma non aveva nessuna voglia di fare quella guerra lì, perché la memoria storica di quello che era successo neanche 20 anni prima era a tal punto impressa nella Francia, il dolore di quei 4 anni, quella inutile strage di milioni di francesi, dicevano: ma tutto purché non torni un'altra guerra come quella. E quindi non hanno fatto nulla, hanno dichiarato guerra e non hanno fatto nulla. E quindi Hitler cosa ha fatto? Ha occupato la Polonia, ha sterminato i polacchi, ha fatto tutto senza colpo ferire, con la complicità di Stalin. E quando bene si è assicurato che quel fronte fosse definitivamente pacificato, a quel punto, marzo del 40, ha scatenato la sua guerra alla Francia e è affondata fino a Parigi come un coltello nel burro. Ha occupato il Belgio, ha sfondato la linea Maginot, è arrivata a Parigi nel giro di 3 mesi, a giugno erano arrivati a Parigi. Questo lo dico non per fare la lezioncina, che tutte le volte poi quando parlo con te, non so perché tutte le volte mi viene da fare la lezioncina di storia, ma per dire che bisogna conoscere il nostro passato, no? E la nostra storia di pochi decenni fa, di neanche un secolo fa. Noi, l'Italia democratica nasce così, nasce dalle ceneri del fascismo, quindi noi dobbiamo avere la consapevolezza di questa storia per evitare che i nazionalismi ci possano riportare su quella brutta strada. E il GX, chiamiamolo, va nella strada della valorizzazione dei nazionalismi, quindi è una bomba. Ma io mi auguro di no. Adesso, il nazionalismo è una delle peggiori belve che l'umanità abbia prodotto nella sua storia, ne ha prodotte di pessime. Forse il nazionalismo è la peggiore, forse addirittura peggiore del comunismo. Quindi non è che lo Stato nazionale di per sé sia sinonimo di nazionalismo, vorrei che fosse chiaro. Però bisogna avere consapevolezza che quel G4 di Monaco, da un lato, era fatto da Hitler e Mussolini, ma dall'altra parte c'erano la Francia e l'Inghilterra, che non erano assolutamente in grado di vincere la loro scommessa, le illusioni. Ecco, questo è il problema, non l'aggressività nazionalista, ma l'illusione dello Stato nazionale, l'illusione delle classi dirigenti che i problemi del mondo contemporaneo si possano risolvere nell'ambito dello Stato nazionale. Ci dobbiamo togliere queste illusioni e quindi creare nuove forme di politica che tutelino i diritti umani, che siano in grado di affrontare i problemi del mondo contemporaneo. Questa è la sfida dei radicali. E com'è possibile che questo accada quando, proprio di questi giorni, sulla cronaca dell'arrivo in Italia di Gheddafi, con tutti gli onori che vengono tributati a un dittatore? Esatto.
Esatto, noi vogliamo andare dalla parte opposta, da quella dove porta l'Italia Berlusconi, con i suoi giri di valzer con Gheddafi, con gli altri suoi giri di valzer con Vladimir Putin. Questi sono gli amici di Silvio Berlusconi, quello che si era presentato nel 94 per fare una rivoluzione liberale come campione del liberalismo. Questi sono i cavalli di Gheddafi e le sue guardie del corpo femminile e questo Vladimir Putin, il nuovo zar di un paese dove 50 giornalisti sono stati ammazzati, 50 giornalisti, compresa Anna Politkovskaya, di cui ricorre il compleanno, credo, domani l'anniversario della morte, domani il 30 agosto sarebbe stato il compleanno di Anna Politkovskaya, che invece fu uccisa il 7 ottobre a Mosca, il giorno del compleanno di Putin. Ecco, la cosa che c'è da dire è rispetto a Berlusconi, tra l'altro Berlusconi, abbiamo ricordato Putin, non è nuovo rispetto a una politica anche diciamo aziendale del far affari con i russi. Negli anni 80 Publitalia, ed è un'immagine che è sul sito tvradicale.it, questa rivista, in cui c'è il logo di Publitalia con il biscione, il bauscia, e la falce e il martello. Quindi Berlusconi, che ha sempre, come dire, no, te lo questo, posso parlare? No, non lo sapevo, no, vabbè, non lo sapevo questo dettaglio, ma comunque... Lo possono vedere tutti coloro che vanno sul nostro sito, è in home page, ed è qualcosa di incredibile, quando poi da lì a pochi anni, ecco qui, vedi qua Publitalia 80, Unione Europea, Unione Sovietica, e Publitalia 80, che è quello che attraverso la televisione consente di creare, i popoli. Unisce i popoli. Vabbè. Quindi voglio dire, Berlusconi che poi invece sbandiera lo spauracchio comunista proprio con la sua, virgolette, discesa in campo del 94. Quindi quando invece Berlusconi è sempre stato abituato a fare affari con i peggiori dittatori, sì. Adesso come presidente del Consiglio. Adesso allora addirittura peggio adesso. Ancora assolutamente adesso peggio. C'è l'aggravante che prima era un imprenditore, diciamo così, particolarmente... privo di scrupoli, ecco, adesso è il capo del governo, quindi diciamo le cose sono di gravità, sono centuplicate. Ecco, torniamo alle domande della chat. Catonano chiede: ma poi Litta Modignani scrive male Modigliani? Io vorrei dirlo, tra l'altro c'è anche scritto Modignani, però persistono in questo errore. Sono abituato. No, ma non va bene. No, non va bene, ma sono abituato. Allora, Catonano, che dimostra di essere molto interessato, chiede se appunto tu ci farai, dopo il Consiglio Generale di Barcellona, una panoramica su quel che sarà emerso dal Consiglio Generale. Va bene. Dico che è un appuntamento che... Allora, prima di tutto l'appuntamento è col Consiglio Generale, che sarà trasmesso integralmente a Radio Radicale. Quindi appuntamento dalla mattina del venerdì 3 settembre fino al, diciamo, al pomeriggio, alla metà pomeriggio di domenica 5 settembre, i lavori del Consiglio Generale saranno integralmente trasmessi e credo che saranno dei lavori interessanti. Coloro che interverranno in lingue diverse dall'italiano, Radio Radicale trasmetterà la traduzione simultanea. E un impegno notevole anche per Radio Radicale. Un impegno notevole anche dal punto di vista finanziario, organizzativo, certo. Eccetera. Però stiamo mettendo della carne al fuoco importante. Sicuramente i radicali a quel punto riverseranno sui loro siti, nei loro strumenti comunicativi, attraverso questa web TV, tutta la attraverso loro, Alessandro Litta Modignani, magari. Attraverso tutto quello che sono gli strumenti a disposizione, magari cercando di ottenere spazio sul Corriere della Sera, su Repubblica, sulle televisioni di Stato, le televisioni di Berlusconi, non so, ovunque riusciremo per cercare di spiegare qual è il senso della nostra iniziativa. E naturalmente, se potesse servire, volentieri sarò ospite ancora di Roberto e di questa web TV per dialogare con voi e cercare magari di presentarmi un po' più preparato di stasera. Preparatissimo come grazie, sempre. Grazie. E comunque cercare di riprendere il filo di questa discussione. Ecco, per venire invece ai temi più italiani, no? E in queste ore, possiamo dire, un'iniziativa politica dei radicali italiani, di Marco Pannella innanzitutto, della Lega per l'uninominale. Ricordiamo che nel 93 vi fu un importante referendum stravinto, non dai radicali,
ma dal popolo italiano, che è messo di fronte ad una scelta molto semplice: volete o no un sistema, perché l'autoapplicativo è il referendum, che già abbiamo una giurisprudenza della Corte Costituzionale, per cui lo spiraglio attraverso cui far passare un quesito referendario è talmente sottile per cui alla fine diventa necessariamente autoapplicativo, e lo era per il Senato, se ricordo bene, giusto, il autoapplicativo? Il primo, sì, era per il Senato. Ecco, fu fatto fuori quel referendum con il Mattarellum, eccetera. Beh, il Mattarellum in realtà ricalcava, quindi siccome noi per vincere quel referendum del 93 avevamo dovuto necessariamente abrogare delle parti della legge elettorale precedente, sì, che diciamo era formulata sull'elezione del Senato, allora in questo caso diciamo il quesito era fatto nel suo senso politico, era chiaro, quello di avere un sistema uninominale maggioritario, no? Ma nel suo senso tecnico, pratico, questo quesito referendario di fatto tagliava un pezzo della legge che lasciava in piedi un quarto di proporzionale. Allora, questa scelta assolutamente arbitraria che fu fatta, lo ricordo, da un Parlamento oramai screditato e squalificato, ma comunque di dire: allora, siccome abbiamo votato così tecnicamente, allora facciamo una legge che dice che tre quarti è maggioritario e un quarto proporzionale. Questa cosa è stata, secondo me, una scelta assolutamente sbagliata, perché abbiamo avuto un ibrido con risultato che tutti i difensori del proporzionale possono dire di avere almeno in parte mantenuto le loro posizioni, ed è vero, perché i partiti comunque, i partiti tutti di prima, hanno potuto continuare a mantenere attraverso questo delle quote di potere sostanziali, Poi c'è anche tutto il discorso sul finanziamento pubblico, quello lo facciamo a parte, ma soprattutto hanno impedito alla gente di vedere, cioè hanno portato l'opinione pubblica, almeno in parte, ad accusare il sistema maggioritario dei difetti che ci sono stati. Quando da invece come sistema esaltava i difetti del proporzionale, esaltava i virgoletti, come tutti gli ibridi. Beh, del resto sappiamo che il sistema elettorale perfetto non esiste. Però resta il fatto dipende che molto i paesi dalla contingenza, dove contingenza c'è storica l'uninominale maggioritario, come dice questo appello, i paesi di tradizione anglosassone sono i paesi in cui questo sistema ha dato buona prova di sé, meglio di tutti gli altri. Sono i paesi in cui la democrazia è più longeva. La Costituzione americana e il sistema elettorale inglese durano da secoli. Quindi, tutto sommato, diciamo, se vogliamo fare un discorso empirico, diciamo che là dove ci sono questi sistemi, i risultati sono stati migliori. Ecco. Io devo chiederti scusa, perché ho dimenticato una cosa importante. Sì. Poi torniamo sull'uninominale, ma sì, fra le varie cose, diciamo, che abbiamo messo a fuoco, la carne che abbiamo messo al fuoco nel Consiglio Generale di Barcellona, c'è una relazione particolarmente interessante che credo risulterà particolarmente interessante per i nostri ascoltatori. Cioè ci sarà una relazione di Marco Calamari, che è il presidente fondatore di questa ONG che si chiama Progetto Winston Smith per la libertà digitale, e per studiare l'uso efficace di internet come strumento di destabilizzazione dei regimi totalitari. Ah, grandioso. Questo è, diciamo, un fronte di lotta che noi questo vogliamo aprire. Crea un link, espressione abusata in altri tempi, però la riprendiamo. Un legame, diciamo. Un legame importante. Pensate che la trasmissione che Adriano Peluso terrà alle 13.30 su Wikileaks, sul caso Wikileaks, quindi l'utilizzo, la denuncia, la pubblicazione su internet di questi documenti segreti che sta facendo questo ragazzo. Allora, quindi è importantissimo ed è centrale. Allora, da un lato, perché è importante questa? Perché da un lato è una relazione che mette sotto accusa i possibili scusate, condizionamenti che possono derivare in Occidente, nei regimi democratici, alla libertà su internet da dei regolamenti restrittivi. E questa è metà del discorso. L'altra metà del discorso è vedere, valutare come internet può servire per creare dei movimenti democratici in Iran, in Cina, in Cambogia, in Africa, nei paesi anche di nuova democrazia, là dove in Siria. Ecco, lì si può creare dei movimenti di resistenza efficaci. Io faccio un esempio che sarà chiaro a tutti. Quando è nata la Riforma protestante,
Perché la riforma protestante ha potuto diffondersi con tanta facilità? Perché c'era stato Gutenberg, l'invenzione della stampa. Certo. È stato, perché altrimenti se le copie bisogna scriverle tutte a mano, finché si doveva scrivere tutto a mano, era abbastanza facile per chi aveva il potere intellettuale di controllare chi poteva riprodurre le cose, di spegnere sul nascere gli incendi, no? L'incendio protestante divampa perché? Perché Gutenberg ha inventato la stampa e quindi ci sono 2000 copie delle tesi di Lutero che lui affigge sul portone della cattedrale, ma che vanno in giro rapidamente in tutta la Germania, in tutta l'Europa centrale, in tutta Europa, e allora l'incendio, diciamo, della riforma protestante può divampare. Ecco, oggi ci troviamo un po' in una condizione di questo genere. Una sollecitazione ti faccio, poi c'è una domanda di Claudio Scaldaferri. Tra l'altro questo rischio, questo della libertà su internet, è un rischio da cui nemmeno l'Europa democratica, anzi diciamo l'Italia, virgolette, democratica è immune. No, assolutamente. Perché per esempio riguardo alle web TV è stata approvata nel marzo scorso una normativa in Italia che è restrittiva al massimo. Cioè teoricamente quello che noi stiamo facendo in questo momento è illegale. Noi dovremmo registrarci su un registro, pagare 6.000 euro, cioè fare tutta una procedura faraginosa, quando invece stiamo utilizzando uno strumento gratuito che è su internet, disponibile per tutte le persone al mondo, che voglio dire, non è niente di pericoloso. Quindi anche in Italia si vuole mettere... È pericoloso se si commettono dei reati, quindi cioè, quello che dovrebbe essere norme... perseguito sono i reati che si commettono su internet e non internet. Esatto. Allora la relazione di Calamari sarà incentrata su questo. Da un lato la libertà digitale nel mondo, diciamo così, nel mondo occidentale, democratico, e dall'altro l'uso di internet come strumento di... circolazione delle idee, di circolazione delle informazioni e di resistenza della democrazia nei confronti dei regimi totalitari. Questa è una cosa che mi ero dimenticato, ma sicuramente parleremo anche di questo, anzi sarebbe tanto bello se tu riuscissi a intervistare questo Calamari e averlo tuo ospite. Magari, vediamo, ci attrezzeremo perché abbiamo... Sta mandando una relazione scritta proprio in questi giorni che precedono il Consiglio, e poi sicuramente è un argomento che sono certo interesserà un target, un pubblico come quello che hai tu. Allora andiamo avanti. Claudio Scaldaferri chiede: l'Europa federale può nascere prima e senza partiti europei? Sì. Si potrebbe ipotizzare un ruolo delle giurisdizioni internazionali che, come con i tempi delle nuove leggi elettorali, possa arrivare ad allargare in questa prospettiva sempre di più il proprio ambito di sindacabilità? Allora, la prima domanda, la risposta è sì. Netta. Il problema non è tanto i partiti europei, ma il problema sono le idee europee, i democratici europei, cosa fanno e come si coalizzano, e questo è un problema centrale, no? Quando Altiero Spinelli, Rossi e Colorni hanno scritto il manifesto di Ventotene, non avevano mica fondato un partito, no? Hanno semmai fondato l'idea... sono dei fondatori di Stato, no? Non dei partiti, sono creatori delle idee statuali, istituzionali. Pannella dice che Altiero Spinelli era un po' come Ciro il Grande, grande imperatore che fonda l'impero persiano. Ecco, questi sono questi personaggi. Poi ci sono stati un pugno di statisti coraggiosi, De Gasperi, Adenauer, Schumann, Spaak, questi che hanno ripreso le idee di Spinelli eccetera e hanno cercato di attuarle come potevano nell'ambito, diciamo, di un'Europa divisa dalla guerra fredda. Parentesi, quale diversa levatura rispetto agli attuali leader? Lasciamo stare, va, non voltare il coltello della piaga. Siamo passati da De Gasperi a Berlusconi. Lasciamo stare, va. O con la DC di un tempo. Adesso che ci trovassimo addirittura a rimpiangere la Democrazia Cristiana, invece è così, va bene. Da un sito radicale. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure, vedi, al peggio non c'è mai limite. Allora, dicevo che questa idea dell'Europa federale è basata su il principio di una parziale cessione di sovranità. Cioè se gli stati, è una devolution, ma non è la devolution di Boss, poi è un'altra cosa di cui dovremmo parlare, no? di questo imbroglio federalista che si sta svolgendo in Italia, come se il federalismo consistesse nel localismo,
di quelli che si chiudono nel loro orticello e non vogliono avere a che fare con quelli che stanno fuori. Non è così. Il problema è che noi siamo federalisti sul serio, nel senso che noi siamo federalisti europei, cioè noi vogliamo cedere, che l'Italia, la Germania, la Francia cedano una parte sostanziale dei loro poteri e accompagnino questa cessione a una parte almeno importante delle loro risorse. Sarà il 10%? Sarà il 20%? Non lo so, ma bisogna, è chiaro che se l'Europa ha un bilancio dell'1%, l'Europa federale non nascerà mai. Se noi cominciamo a discutere del fatto che facciamo un esercito comune europeo e cediamo una parte delle nostre risorse, sapete quanto spendono i 27 stati dell'Unione Europea, quanto spendono per la difesa sommate tutti assieme? 200 miliardi di euro. E gli Stati Uniti? 200 miliardi di euro. Gli Stati Uniti spendono, gli Stati Uniti adesso poi sono in guerra, eccetera, spendono circa il doppio, però con un rapporto di efficienza di... Non, che non è due volte quello europeo, ma forse è 10 volte quello europeo. Certo. Ecco. E poi questi paesi europei... Quindi proporzionalmente spendono meno, hanno proporzionalmente spendono meno e hanno un risultato straordinariamente più alto. Non solo, la Cina, per esempio, spende, credo, 70 miliardi di euro contro i 200 miliardi che spendono i paesi europei. Allora, qual è il problema? Che la somma di 27 stati nazionali non fanno un esercito. Costano un sacco di soldi, eppure... E non fare un esercito. Allora, se avessimo una difesa comune europea, se avessimo un esercito europeo, quella comunità europea di difesa che fu respinta dal Parlamento francese colpevolmente nel 1953, se noi riuscissimo a arrivare a quello, potremmo risparmiare, magari di quei 200 miliardi di euro potremmo risparmiare la metà, e 100 miliardi di euro sono tanti certo. per finanziare magari un welfare europeo, no? Delle misure per la ricerca o per la disoccupazione. Ecco, lì potrebbero venire fuori delle risorse molto importanti. Sì, bisognerebbe liberare risorse, ecco, liberare risorse. E poi potremmo avere a quel punto avremo una difesa europea, avremo un ministro degli esteri europeo necessariamente, e allora attraverso queste progressive cessioni di sovranità potremmo arrivare ad avere un governo federale europeo sul modello di quello americano, almeno di quello originario americano. Ecco, quando è nato... La Costituzione americana prevedeva un governo con poteri limitati, e questo è stato un grande vantaggio per l'America, perché dai limiti di quel potere è venuta fuori la libertà degli individui, certo. Perché lo Stato non c'era, il super Stato, e quindi gli individui erano più tutelati. Beh, del resto era proprio il motivo, diciamo, era DNA degli Stati Uniti rispetto alla stessa nascita dei coloni che si volevano affrancare. Basta leggere quel piccolo libretto che è la Costituzione degli Stati Uniti d'America per capire molte cose. Piccolissimo libretto, a differenza di quella che è la Costituzione italiana, che invece... No, ma non è che la Costituzione italiana sia particolarmente lunga, è che è il frutto di un compromesso politico, mentre allora era tutto un altro contesto, insomma, non sono comparabili, diciamo. Quanto secondo te è fuori dal tempo la Costituzione italiana? Parecchio, sì, perché io condivido abbastanza quello che dice Cossiga, cioè che la Costituzione italiana, da un punto di vista strettamente costituzionale e di diritto, fa piuttosto schifo, compresa la prima parte, no? L'Italia Repubblica fondata sul lavoro non vuol dire assolutamente niente, e così tante altre cose. Quello che è interessante della nostra Costituzione è che è stato un accordo politico fra forze che poi si sono divise, ma che hanno comunque preservato un accordo che ha consentito l'Italia di non avere una seconda guerra civile, diciamo, subito dopo la caduta del fascismo. Ecco, da questo punto di vista la Costituzione italiana è più interessante come patto politico che come Costituzione in sé. Ecco, io ti volevo fare una domanda, ma tra l'altro viene la sollecitazione proprio da Catonano, una domanda sull'Iran. Sì. Catonano scrive: attenzione che il superstato che prevale sull'individuo è una tentazione attuale. Sì. Non guardiamo solo a Siria e Iran. Sì. Io ti volevo chiedere... Infatti io ho detto più volte, noi vogliamo un governo federale europeo e non un superstato europeo, sono perfettamente d'accordo. Esatto. E sull'Iran ti volevo chiedere questo, quanto, perché tu all'inizio della nostra conversazione hai giustamente individuato nei Balcani, nell'Europa dell'Est, ma l'Iran non riguarda solo l'Europa, ma riguarda il mondo, il pianeta, perché certo. È una situazione
sono una bomba a orologeria. Veramente sì. Abbiamo avuto sull'Iran, qui organizzata credo dall'UNPO, se non ricordo male, adesso parlerò anche dell'UNPO, Unrepresented People and Nation and People Organization, l'organizzazione dei popoli e delle nazioni non rappresentate, cioè che non hanno stati, non hanno eccetera, è un'organizzazione abbastanza simile a noi e che è, diciamo, con cui noi abbiamo un rapporto di grande collaborazione. Fra l'altro ricordo che il segretario generale di questa UNPO è Marino Buzdakin, che è un esponente radicale, il tesoriere dell'UNPO è un senatore radicale, tale Marco Perduca, per dire che in fondo alla fine sono nostri cugini. Allora, noi cerchiamo di collaborare e abbiamo organizzato, l'UNPO ha organizzato alla Camera, subito prima dell'estate, un convegno proprio sull'Iran, un convegno molto interessante, al quale hanno partecipato esponenti delle minoranze iraniane un po' provenienti da tutto l'Iran. Credo che gli atti di questo convegno siano disponibili, andate a vedere sul sito www.radicalparty.org, con poca fatica troverete degli atti o comunque dei documenti di questo convegno che approfondisce molto bene la questione iraniana nelle sue origini storiche, perché l'Iran originariamente, la Persia era un impero, quindi nasce così il problema delle minoranze, in cui la maggior... Tra l'altro è una delle realtà più avanzate, no? Ma sì, lo è stato, sì, però diciamo che il gruppo di etnia farsi, cioè di quelli che parlano il persiano, è stato il gruppo egemone che ha preso l'egemonia su tutti gli altri. Poi c'è stato l'impero ottomano, ci sono state varie storie, insomma, ma alla fine l'Iran ha mantenuto questa caratteristica di uno stato di origine imperiale, no? In cui tutte, sì, le minoranze erano presenti. Un po', se volete, adesso faccio un'analogia qualunque, simile a quello che è successo in Cina, no? Dove l'etnia Han, l'etnia cinese propriamente detta, piano piano ha soffocato tutte le minoranze e tutti gli altri. Allora, da questo punto di vista, l'Iran è cruciale. La questione della democrazia iraniana è cruciale, perché l'Iran è un impero dal punto di vista statuale, una teocrazia dal punto di vista politico, ha delle riserve petrolifere energetiche fra le maggiori del mondo e nonostante questo si sta dotando di impianti nucleari con il dichiarato proposito di cancellare dalla faccia della Terra gli unici 20.000 chilometri quadrati, una superficie più o meno equivalente a quella della Sicilia, in cui vige un sistema vagamente democratico in Medio Oriente, cioè lo Stato israeliano. Quindi questa è una minaccia terribile, oltretutto tutti sanno che Israele è dotata di armamenti nucleari, quindi il fatto che una teocrazia si stia dotando di armamenti nucleari a fronte di uno Stato come Israele, che pure già ha la bomba atomica, è una cosa che fa venire la pelle d'oca. Quindi è urgente che la comunità internazionale prenda in mano questa situazione. Certo. Vorrei che fosse ben chiaro che la questione della bomba atomica nucleare iraniano non è un problema di Israele, non può essere lasciato a Israele come se fosse un problema suo, perché sarebbe un guaio. Israele non può pensare da parte sua di risolvere questo problema con la forza militare, perché le conseguenze, i prezzi da pagare sarebbero troppo alti per l'umanità, non solo per il popolo iraniano, ma per tutta l'umanità. Quindi bisogna, è urgente che l'Europa prenda un'iniziativa, che allarghi i suoi confini a Israele, in modo che Israele diventi una parte di sé, così l'Europa riconosce la sua missione di allargare i confini della democrazia e al contempo che il problema della difesa di Israele non sia lasciato in mano ai soli israeliani, perché altrimenti questa, l'unica conseguenza di tutto questo, con la teocrazia iraniana che si sta dotando di armamenti nucleari, l'unica conseguenza sarà, nella migliore delle ipotesi, una guerra nucleare locale, che sembra una contraddizione in termini, ma in realtà è possibile, perché con le nuove bombe atomiche che ci sono adesso, più precise, più limitate, con le nuove tecnologie, una guerra nucleare locale sarebbe un'ecatombe comunque, quindi noi dobbiamo, e poi sarebbe comunque alle porte di casa, no? Chi l'ha detto che poi rimarrebbe confinata lì? Ecco, cioè tutte queste cose che fanno venire la pelle d'oca ci fanno pensare che è urgente, molto urgente, che la questione medio orientale di Israele, dell'Iran, della bomba atomica iraniana, eccetera, venga presto presa in mano dall'Europa e dalla comunità internazionale.
Bene, è terminato il nostro tempo, io però è trascorso velocissimo. Dell'uninominale quasi non abbiamo parlato, però in fondo è meglio così perché io dovevo parlare. Bene, parleremo in un'altra occasione. Molto volentieri. No, io voglio dire una cosa, già l'ho detto altre volte, non lo dico per piaggeria, ma tutte le volte che ho la possibilità, di, anche privatamente devo dire, di conversare con Alessandro, ne vengo fuori arricchito, perché rispolvero un po' di storia, innanzitutto io spesso ti do degli assist o comunque ti faccio le domande di storia, non solo per darti gli assist, è la mia materia, ma anche per rispolverare. Sono un po' noioso, ma no, assolutamente, la storia è, per me è la base di tutto, ma veramente dobbiamo ringraziare Alessandro Litta Modigliani per la sua precisione, la sua puntualità, la sua documentazione e le preziose informazioni che ci ha dato, e speriamo di averlo nuovamente nostro ospite su TV Radicale. Grazie, io termino solo dicendo, ripetendo che i lavori del Consiglio Generale del Partito Radicale Non Violento, transnazionale, transpartito, si terranno a Barcellona dal 3 al 5 settembre, saranno integralmente trasmessi in diretta da Radio Radicale. Ascoltate questa trasmissione, ascoltate i lavori del Consiglio Generale, perché da lì riparte la lotta per la libertà, la democrazia e i diritti umani nel mondo. Grazie. Bene, ringraziamo Alessandro Litta Modignani e ci prepariamo a quello che sarà il prossimo collegamento. Dovrebbe essere pronto Riccardo Macchioni, segretario dell'Associazione Radicali Modena. Proviamo subito a chiamarlo e verifichiamo se tutto è a posto. Scusate un attimo, ma come sapete tra una conduzione e l'altra dobbiamo fare questa operazione. Riccardo, lo stiamo chiamando. Pronto Riccardo, ci senti? Pronto. Ecco Riccardo Macchioni, un attimo che ti inquadriamo bene. Quindi Riccardo aveva dei problemi con la cam, ma credo che tu li abbia risolti brillantemente, giusto? Aspetta un attimo che...